a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai dati dei nuovi positivi. Sono 667 nella nostra regione, 18.020 a livello nazionale. Se andiamo a guardare le terapie intensive, sono 146 oggi, quindi rimangono costanti rispetto a ieri. Aumentano a livello nazionale, come vedete, più 16. Purtroppo ancora tanti morti, 18 nella nostra regione, 414 a livello nazionale. Se andiamo a vedere la campagna vaccinale, il dato della nostra regione è delle 18, sono stati 30.220 i vaccini fatti, quindi il 95%, e se considerate, infatti sono 31.820 le dosi consigliate. Parliamo ancora di Covid, parliamo della scuola, non tutti gli studenti delle superiori torneranno in presenza al 50% il prossimo lunedì, come era previsto, torneranno invece in Toscana, tra l'altro la Toscana era già pronta a farli partire da oggi, però intanto oggi c'è stata una protesta degli studenti che contestano la didattica a distanza, dicono non è studiare questo. Ha seguito per noi questa protesta Chiara Valentini, vediamo. Seduti in terra davanti alle scuole, qualcuno ha il cavalletto per tenere il computer, altri hanno preso da dentro alla scuola delle sedie. Sono in moltissimi davanti al Galileo di Firenze, gli studenti riuniti in un presidio didattico per dire no alla didattica a distanza. Ognuno col suo computer, stanno seguendo le lezioni, ma in presenza, insieme. Priorità alla scuola ha organizzato di nuovo questi presidi per dire no alla didattica a distanza anche per questi ultimi, si presuppone, 3 giorni. Noi ci auguriamo che siano davvero gli ultimi 3 giorni di DAD, noi chiediamo davvero che ci si metta una mano sulla coscienza, si riaprano le scuole lunedì e da dentro si combatta per la loro sicurezza. Le scuole che sono rimaste aperte da settembre a dicembre con le nostre battaglie hanno sì all'inizio avuto un meccanismo un po' difficoltoso, ma in fondo tra novembre e dicembre è andato tutto bene, la sicurezza è stata garantita. La stessa cosa si può fare con le superiori, con screening d'ingresso e screening costanti per la popolazione scolastica, un accesso rapido ai tamponi, un tracciamento rapido e la quarantena delle classi, ove necessario, che è indice di tutela e non di pericolo, permetterebbero di aprirle e di tenerle aperte. Oggi i presidi sono davanti a molte scuole toscane, quello che avete inventato, i presidi di sono sempre più partecipati. Sì, io direi che a questo punto non solo tutta la Toscana ormai partecipa, oltre ovviamente a tutta Italia, ma devo dire che stamattina è significativo il numero degli studenti che è venuto qua davanti. Rispetto alle altre volte, finalmente sono loro a rivendicare il proprio diritto all'istruzione in presenza. Loro ormai sono i primi a dimostrare che la scuola non è aperta perché la DAD non è a scuola. La scuola riaprirà solo quando i loro corpi potranno rientrare lì dentro, insieme a quelli degli insegnanti, col distanziamento, con la garanzia della sicurezza. Oggi sono tornati invece proprio tra i banchi gli elementari e le medie. Tra l'altro a Bagnaripoli si è iniziato questo ritorno dopo le vacanze anche di Natale con degli screening, dei test rapidi, ecco, 0 positivi. La scuola si conferma ancora un luogo di non contagio. Vediamo. Alla scuola media Redi di Bagnaripoli sono iniziati gli screening con test rapidi per studenti e personale. Su 470 studenti solo in 30 non hanno dato l'ok. Si tratta dei test finanziati dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio, che già aveva provveduto a Firenze, dove gli screening si sono conclusi nelle prime medie. In quel caso su 9.000 test effettuati solo 8 sono risultati positivi. 2.600 in totale gli studenti coinvolti a Bagnaripoli e l'impegno della Fondazione proseguirà anche in altri comuni metropolitani. Ci sono state le richieste come a Fiesole, a Scandicci, e queste le attueremo naturalmente in accordo completo con i comuni, e poi siamo in attesa, siamo a disposizione, la Fondazione c'è. I test diagnostici rapidi sono sicuramente in questo momento l'arma migliore a disposizione in attesa dei vaccini per combattere, quantomeno rallentare, la diffusione del coronavirus. I ragazzi come prendono questa situazione che non è normale, ma forse per loro ormai sì? Le parole come lockdown, screening, tamponi, sono tranquilli? Gli sembra quasi normale? Allora, normale no, però sono tranquilli,
perché abbiamo ricreato e riportato la scuola, appunto, e ci siamo abituati, diciamo, a un modello di scuola che non conoscevamo, ma è scuola. E stamani mattina i ragazzi sono pronti per questo screening, alcuni erano più emozionati, altri più titubanti, alcuni impauriti, ma vedete, è andato, insomma, tutto bene, sta andando bene e riprendiamo la scuola più tranquilli e più sicuri. Torniamo a parlare di vaccini, prosegue il piano regionale che adesso è anche possibile seguire in tempo reale. Vediamo come. Sì, i vaccini sono già arrivati nella quantità che era prevista, per cui insomma sono arrivati altri 21.000 vaccini che metteremo in distribuzione nei prossimi giorni. Al momento sono oltre 27.000 i vaccinati in Toscana sui 113.000 previsti nella prima fase. La richiesta è altissima, assicurano dalla regione, e le defezioni tra sanitari e RSA un'esigua minoranza. Un andamento, quello della campagna iniziata una settimana fa, che adesso è possibile seguire in tempo reale grazie al portale della Regione. Riusciremo a somministrare anche la seconda dose se, come ha assicurato il commissario Arcuri alla Regione, le fiale continueranno ad arrivare una volta a settimana. A quelle di Pfizer si aggiungeranno presto quelle di Moderna. In questa fase le categorie individuate sono gli operatori sanitari, gli operatori dell'RSA e gli ospiti dell'RSA. Siamo la realtà che in Italia ha vaccinato il maggior numero di ospiti, di anziani. Stasera apriremo l'agenda agli operatori degli ospedali, perché ce ne sono ancora che devono essere vaccinati, ai medici di base, ai pediatri e all'emergenza urgenza, quindi medici, infermieri e volontari del sistema di 118 e del trasporto sanitario. Nella seconda fase, da febbraio, non ci saranno i 13 luoghi, i 12 ospedali per la somministrazione, dovremo avere gli spazi per una somministrazione di massa. Ecco, a settembre noi dovremo avere la Toscana vaccinata. Forse il presidente della regione è un po' ottimista, anche se la Toscana è una delle regioni migliori da un punto di vista organizzativo per la campagna vaccinale. Per velocizzare le procedure, sempre che arrivino le dosi, potranno presto aiutare anche i medici di base, soprattutto nella gestione di vaccini che hanno bisogno di temperature di conservazione più basse. C'è una difficoltà a gestire l'attuale vaccino, ha un problema di catena del gelo, del freddo, particolarmente difficile da gestire, ma già dal prossimo e da quelli che verranno dopo, che hanno una conservazione a 2-8 gradi come gli anti-influenzali, sicuramente loro diventeranno una delle forze più importanti per portare a termine la vaccinazione a questi livelli. E si alza in Toscana l'indice RT, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, si avvicina a quell'uno che ci farebbe entrare in zona arancione, rimane però ottimista il presidente della regione. Vediamo. Io so che i dati che stanno elaborando ci danno allo 0,90, quindi sotto quell'uno che è l'indice dal passaggio da giallo a arancione. Del resto è una notizia molto recente, quella annunciata nella riunione con le regioni, ma soprattutto decisa a livello di governo, per cui il Ministro della Salute Speranza ha deciso di far passare per il livello arancione l'RT a 1, era 1,25 per tutti i mesi di ottobre, novembre, dicembre, in cui abbiamo stabilito i parametri per la definizione dei colori, la zona rossa da 1,50 a 1,25, quindi sappiamo che con questa riduzione del livello degli indici veramente tutti sono a rischio. Poi l'indice RT è particolarmente flessibile, quindi flebile nei suoi livelli di garanzia quando si scende sotto un numero di contagi, perché basta qualche focolaio, l'RT ti sale un attimo e conseguentemente ti determina anche il cambiamento di colore. Siccome i dati sono quelli che però sono stati accertati nelle giornate di ieri l'altro, io ritengo che almeno da quello di cui sono a conoscenza la Toscana dovrebbe rimanere in zona gialla. Certo, noi ci rendiamo conto che comunque la Toscana, al di là di questi calcoli algebrici
medici dell'RT si presenta ancora in questi giorni in una situazione molto migliore rispetto ad altre regioni italiane. Solo ieri eravamo la seconda nel rapporto fra quello che sono i contagiati e quello che è il numero degli abitanti per giornata e verifica di tamponi. E non finisce il lockdown della cultura, abbiamo bisogno di certezze, dice il settore, sulla ripartenza. Teatri, cinema e musei ancora chiusi e per loro non si prospetta neppure una data ipotetica di riapertura. Una situazione che dura da ottobre, quando improvvisamente il governo ha deciso di chiudere il sipario, bloccando all'inizio la stagione, dopo che erano stati fatti tutti i passaggi necessari. E a preoccupare è proprio l'andamento a singhiozzo. E questo è un settore in cui la cosa peggiore sarebbe riaprire per 15 giorni e poi dover di nuovo chiudere. È un settore che richiede programmazione, che richiede un rapporto di continuità con il pubblico per non scoraggiarlo ulteriormente e rapporti con gli artisti che siano basati sulla fiducia. Una cosa si potrebbe fare subito per dimostrare che ci si prepara a riaprire, cioè inserire gli artisti, almeno quelli che non possono usare la mascherina, nella campagna vaccinale. Intanto bisogna fare i conti con la pandemia e l'idea di confezionare in modo diverso gli spettacoli. Quando si riaprirà, spiega Franco D'Ippolito, direttore artistico del Metastasio, bisognerà farlo con una nuova fantasia, pensando anche a nuovi prodotti, utilizzando mezzi diversi. In uno scenario così incerto, l'assessore alla cultura Simone Mangani non ha dubbi. Io credo che sia arrivato il momento, come ha richiesto anche da ANCI Nazionale, il momento in cui il governo deleghi almeno questa parte agli enti locali, che sono in grado di decidere se un museo civico può essere aperto o non aperto. Palazzo Pretorio, per esempio, aveva una capienza di 30 persone nel momento in cui i musei sono tornati visitabili nei mesi scorsi. Non sono questi i luoghi che mettono a rischio la salute. Diversa è la situazione dei cinema, dove non c'è fretta per riaprire. Noi siamo pronti, spiega Eros Ossani della multisala Eden, ma non ci sono film da proiettare e credo che non ne usciranno fino al prossimo settembre. E lasciamo questa ampia pagina dedicata al Covid per la cronaca. Un automobilista di 30 anni è morto in un incidente stradale intorno alle 13.30 sulla Pipilia, all'altezza dello svincolo per l'autostrada nel comune di Colle Salvetti. Siamo nella provincia di Livorno. Ferito e trasportato con il Pegaso in codice rosso all'ospedale Cisanello. Una donna che era a bordo con l'uomo. La superstrada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere l'intervento dei soccorritori e si sono creati notevoli rallentamenti della circolazione. E ancora disagi per la neve sia in Garfagnana che nella provincia di Pistoia. Vediamo. Continua l'emergenza neve in Garfagnana che è tornata ad acuirsi dopo già i disagi del 1° gennaio con le intense nevicate dell'Epifania. I problemi principali sono sempre gli stessi, i blackout di corrente che hanno messo e stanno mettendo in difficoltà tante famiglie e le strade interrotte. A causare tutto questo sono gli alberi che si trovano lungo le linee elettriche ed anche lungo le strade che, appesantiti dalla neve, sono caduti provocando i distacchi di corrente e la chiusura di tante strade. Questo giovedì intanto in Valle del Serchio è arrivata la colonna mobile regionale della Protezione Civile portando altri uomini e mezzi e domani potrebbe arrivare anche l'esercito per aiutare a liberare le strade ed a condividere anche il percorso di ripristino dell'energia elettrica. Centro nevralgico di tutta la macchina della Protezione Civile è il Centro Operativo Intercomunale di Orto Murato, che è il vero quartier generale che coordina i vari interventi. In questo momento sono più di 100 i volontari della Protezione Civile e delle varie associazioni che sono impegnati sul territorio, quindi c'è un impegno piuttosto importante. Sono in corso anche gli interventi diretti sia delle amministrazioni, sia dell'Unione dei Comuni, sia della provincia per quanto riguarda le imprese che sono a tagliare le piante lungo le strade. C'è un'attivazione di richiesta ulteriore di mezzi, turbine, spalaneve eccetera, soprattutto per la parte più alta della Garfagnana, e quindi stiamo coordinando tutta questa serie di interventi. Stiamo attivando un rapporto con la Protezione Civile Nazionale per la possibilità di disponibilità anche eventualmente dell'esercito, proprio per il discorso dell'emergenza del taglio delle piante. Siamo andati in uno dei comuni più colpiti, che è San Romano in Garfagnana. Il vice sindaco Roberto Rocchiccioli ci ha accompagnato a vedere un territorio messo in seria crisi, in particolare proprio dalle piante cadute sulle strade. Perché in queste zone, le frazioni nostre montane, Vibiana,
Orzaglia, Caprignana, sono rimasti isolati perché la neve aveva abbattuto un numero infinito di piante, quindi di spalaneve non potevano passare, prima c'era da tagliare, e contemporaneamente la mancanza di energia elettrica, perché abbiamo ancora San Romano e Silicagnana senza energia elettrica, le frazioni più alte l'hanno avuta a mezzogiorno circa di oggi, dopo un giorno intero di mancanza, quindi questa è la problematica maggiore che in questo momento abbiamo. Proprio a San Romano, peraltro, i bus che fanno servizio sostitutivo ferroviario sono rimasti bloccati per ore ed un autista ha subito un infortunio con prognosi di 30 giorni. È stato soccorso dal 118, non senza le difficoltà dovute appunto ai problemi dei collegamenti. A causa delle forti nevicate di questi giorni, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato di voler dichiarare nei prossimi giorni lo stato di emergenza regionale per la Garfagnana e le zone della montagna pistoiese, tra cui Abetone e Cutigliano, colpite dal maltempo, affinché siano previsti risarcimenti dei danni eventualmente subiti dalle popolazioni e dai territori in questi giorni di maltempo. Lo ha detto lo stesso governatore Eugenio Giani, di ritorno da un sopralluogo in Garfagnana, dove è stato a Barga in provincia di Lucca e al centro operativo della Protezione Civile di Castelnuovo. Intanto oggi le scuole delle colline pistoiesi sono rimaste chiuse e lo saranno anche domani. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha firmato ieri l'ordinanza di chiusura dei plessi situati nelle località collinari e montane del comune per l'emergenza ghiaccio e neve in corso. Chiuse sia oggi che domani la scuola di infanzia e il nido La Margherita alle Piastre, la scuola primaria di Cireglio, la scuola di infanzia di Cignano e la scuola di infanzia La Rondine a Campiglio. È stata inoltre disposta la chiusura di cimiteri, giardini pubblici e impianti sportivi dai 300 metri di altitudine in su. Intanto è notizia di ora, è arrivata proprio in questo momento, è tornata la luce e l'elettricità intanto all'Abetone. Ed è lutto nel mondo della musica, è scomparso all'età di 66 anni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Livorno dopo un intervento d'urgenza per patologie non riconducibili al Covid, il DJ livornese Riccardo Cioni, conosciutissimo a livello internazionale fin dagli anni 80, con il suo brano ha fatto ballare generazioni di appassionati. Aveva contratto il Covid, dal quale però sembrava uscito. E un'altra notizia è arrivata in questo momento, il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d'arte Solange, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Colle Salvetti, siamo nella provincia di Livorno, le ipotesi sono, la causa potrebbe essere sicuramente le prime ipotesi di morte naturale. Il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, è stato condannato a 6 anni e 7 mesi di reclusione dal Tribunale di Firenze per i reati di peculato e abuso d'ufficio nel processo che lo vedeva imputato in qualità di ex presidente di Uncem Toscana. Disposta nei suoi confronti anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la confisca di beni per un valore di 580.000 euro e la trasmissione della sentenza al prefetto di Pistoia affinché valuti un'eventuale sospensione dall'incarico di sindaco. Giurlani è stato invece assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di traffico di influenze. E oltre 79.000 firme sono state raccolte per una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere giustizia per Martina Rossi, la giovane morta il 3 agosto del 2011 precipitando da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca. In primo grado erano stati condannati a 6 anni per morte come conseguenza di un altro reato e tentato stupro Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, 2 ragazzi aretini. In appello i giudici hanno assolto i 2 dal tentato stupro, l'udienza in Cassazione è prevista per il 21 gennaio del 2021. E ora facciamo il punto con il sindaco di Bagnaripoli sul campo sportivo della Fiorentina, vediamo. Nella prossima settimana andremo a firmare la convenzione con Fiorentina, quindi faremo un ulteriore passo decisivo, ma soprattutto dalla prossima settimana facciamo scattare una sorta di countdown di circa 30 giorni da cui partirà il rilascio del permesso a costruire. Pertanto a partire dalla prima settimana di febbraio mi sento di poter dire che saremo vicini all'inizio dei lavori, che peraltro su alcuni aspetti sono già iniziati,
esempio, ma ad esempio la ristrutturazione della Villa Centrale, che sarà il luogo, la sede degli uffici e del CDA della Fiorentina, insomma dei massimi vertici del Club Viola. Io spero, ma questo è un impegno che deve prendere sicuramente Fiorentina più che l'amministrazione comunale, perché poi con il rilascio del permesso a costruire, diciamo, il nostro lavoro si conclude sostanzialmente. Dopo spetterà a Fiorentina ovviamente realizzare l'intervento e portare avanti i lavori che il Presidente Commisso, come tutti sappiamo, si augura che possano terminare entro la fine del 2022, insomma entro il 2022 avere finalmente la nuova Casa Viola, il nuovo Viola Park. E la provincia di Grosseto non esclude di ricorrere a una class action contro l'individuazione nel territorio maremmano da parte della SOGI di un deposito di scorie radioattive. Proprio in queste ore la provincia formalizzerà l'invito ai comuni interessati a un incontro in tal senso, ha detto proprio il presidente della provincia e sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, in modo da condividere gli approfondimenti del caso e procedere con un fronte comune all'interno del procedimento avviato con l'inchiesta pubblica e, ove necessario, anche con una class action nelle sedi processuali competenti. E orme di animali impresse sulle tegole del cupolone del Duomo di Firenze sono state scoperte durante i lavori di manutenzione. Vediamo. Sul cupolone del Duomo di Firenze sono apparse tantissime orme di cani, gatti e altri animali, alcuni anche molto antichi. Un vero e proprio zoo immobile nel tempo e nello spazio, immortalato nelle tegole di uno dei capolavori più ammirati al mondo. Le impronte ci rivelano anche qualcosa in più sul metodo di costruzione del gioiello del Brunelleschi. La scoperta è avvenuta di recente nel corso della manutenzione invernale di una delle cupole absidali che circondano il cupolone, da parte di una squadra di operai dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che da sempre si occupa di preservare i monumenti storici di Piazza del Duomo. Durante i lavori di restauro e i monitoraggi del manto di copertura della cupola del Brunelleschi e le cupoline absidali troviamo moltissime impronte di animali, sia domestici sia selvatici. Gli altri segni che troviamo sono delle fornaci dell'impruneta dove allora, come oggi, vengono fatte le tegole. Nei cantieri di restauro dell'Opera di Santa Maria del Fiore usiamo ancora oggi gli stessi materiali e le stesse forme delle tegole che usava il Brunelleschi per coprire la cupola. Sul manto di copertura della cupola di Brunelleschi e sui tetti della cattedrale di Santa Maria del Fiore abbiamo ritrovato centinaia di impronte di animali e marchi di antiche fornaci dell'impruneta. Queste sono tracce lasciate sulle tegole fresche durante la fase di essiccazione. E chiudiamo parlando di noi. Marco Talluri è il nuovo direttore della nostra emittente, 44 anni, è giornalista professionista, ha diretto la televisione Teleiri dal 2005 fino ad oggi per 15 anni e proprio con Teleiri inizia una sinergia con Toscana TV. Oggi inizia un bel progetto, ha dichiarato il neo direttore, presenteremo un'offerta televisiva che risponda nella forma e nello stile alle odierne esigenze dei telespettatori con un'informazione dedicata sia alla regione toscana che alla città di Firenze. Ringrazio che mi ha preceduto perché Toscana TV è già una presenza forte nel panorama televisivo regionale. Il nostro editore ha detto Maurizio Salvi, con questa sinergia si creano i presupposti per un polo editoriale regionale fiorentino. Diamo il benvenuto a Talluri, mentre il presidente di Teleiride Giancarlo Grossi, in questi anni abbiamo fatto un eccezionale percorso di crescita e con questo progetto di sinergia Teleiride avrà un ruolo importante e un palinsesto di valore. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito.